Notizia di qualche giorno fa, la messa all'asta della galleria del Moregallo, dove ci troviamo quest'oggi col sindaco Riccardo Fasoli, che è di fatto l'amministratore di riferimento per questa zona, anche se al di là, dall'altro lato del lago. Insomma, buongiorno sindaco, innanzitutto, questa non è la prima volta che questa zona viene messa all'asta, un nuovo tentativo, c'è più fiducia questa volta? Sì, è un paio d'anni che abbiamo in corso dei colloqui per cercare di fare un piano di valorizzazione di questo immobile, molto particolare perché come vedete è una galleria stradale che però dovrebbe avere una funzione polifunzionale, turistico-ricettiva. In quest'ultimo anno si è avvicinato al comune un soggetto interessato all'acquisto e quindi abbiamo pensato di provare con un'asta pubblica. Anche perché comunque il bene è sempre rimasto nel piano delle alienazioni del comune, per diversi motivi, da un lato per motivi di bilancio, dall'altra perché riuscire a trovare un soggetto privato che si occupi della valorizzazione e dello sviluppo di quest'area, ci permetterebbe magari di essere anche un po', di risparmiare un po' su tutte le altre problematiche legate proprio all'abbandono di questa zona. Ecco, facciamo vedere qualche immagine anche di quella che di fatto sarà la zona messa all'asta, che comincia appunto qui e continua per quanti Sì, metri? è quasi 1 chilometro, abbiamo 8 arioni che guardano verso il lago che sono molto belli, che li vedete là in fondo. Questa prima parte ha una curva e poi c'è tutta una parte rettilinea leggermente in salita. È una struttura particolare, chiaro, è una strada, una galleria, è difficile vederci altro, però puntando sul fatto che siamo sul lago di Como e con questo nuovo interesse, speriamo davvero che si possa sviluppare qualcosa di unico. Ecco, il pensiero che ha l'amministrazione dietro questa vendita è già stato insomma in parte rivelato ecco, in questi pochi minuti. Un progetto, ecco, che cosa vede l'amministrazione comunale dietro questa vendita possibile? Beh, allora, i nostri luoghi a lago sono molto particolari. Noi veniamo da una fruizione molto libera di queste aree che purtroppo si scontra con la maleducazione e l'incapacità di certe persone di rispettare questi bei Ecco, a territori. questo proposito, Sindaco, le chiedo magari di cominciare a fare due passi, così facciamo vedere anche ai nostri Sì. radioascoltatori la situazione, lo stato di anche in parte degrado che si può vedere in queste zone, nonostante l'azione di pulizia che lo stesso Comune di Mandello ha fatto negli scorsi giorni anche. Sì, purtroppo l'utilizzo di queste aree è sempre fatto in maniera errata, ne abbiamo la responsabilità. Questa prima parte addirittura qui dietro a questa zona franosa non dovrebbe essere accessibile, c'è un'ordinanza di non accedervi, però capite che sul sabato e la domenica è praticamente impossibile venirne a fare una gestione di quest'area. Avete già problemi a Mandello, insomma, Sì, Mandello città, ecco. dopo purtroppo il tentativo è quello di non creare luoghi di serie A e di serie B, però è chiaro che dove c'è una maggiore concentrazione anche di residenti e di zona residenziale è più pressante e più necessaria la necessità di essere presenti. Qui abbiamo queste due spiagge, in fondo proprio all'ultima parte di utilizzo della vecchia strada che conduceva a Bellagio. Qui adesso vedete tutto abbastanza pulito e ben fruibile, siamo ben contenti che in settimana anche le persone possano venire a utilizzare in maniera corretta quest'area. Il lunedì raccogliamo tra i 500 e i 600 kg di rifiuti, dei più disparati oggetti, sia soprattutto mangiare, eccetera, ma anche qualsiasi cosa che si possa utilizzare appunto dai barbecue alle sdraio, agli ombrelloni abbandonati su quest'area. Dispiace, l'obiettivo futuro è quello di trovare qualcuno che possa gestire tutta questa zona, magari legata anche all'acquisto della galleria, e riuscire a offrire dei servizi, almeno sul sabato, sul fine settimana, perché vedete che in settimana non ce n'è davvero la necessità. E per ora cosa si farà? Ma per ora abbiamo emesso appunto un'ordinanza ieri mattina che vieta la presenza delle tende, vieta il campeggio, il barbecue sulle nostre aree pubbliche.
Stiamo cercando di implementare con dei vigilantes che sono già presenti sull'area dei giardini pubblici, di riuscire a venire anche di qui, insieme all'ausiliare del traffico che gestirà appunto la sosta. Passeremo di più anche con la polizia locale, quindi un'aggiunta di passaggi, però come detto la coperta è corta, quindi o da una parte o dall'altra, e vedremo di capire se gestire appunto questa parte già con una chiusura e un accesso contingentato. Si parla tanto, soprattutto in questo periodo, della questione pagamento di ticket per accedere alle aree pubbliche. Beh, intanto non stiamo parlando di migliaia di euro richiesti per passare una giornata al lago. E poi la problematica è che non sono gratuite. Noi spendiamo dei soldi per tenerle così e per permettere a determinate persone che le deturpano in questa maniera di stare qui. Tra i rifiuti, vigilantes, eccetera, penso che per quest'area, ma anche per le aree dei giardini, spendiamo ogni anno, sommando tutto, almeno 30.000 euro soltanto per la pulizia e la gestione delle aree. Non penso e non credo che sia corretto, anche nei confronti dei nostri cittadini, che obblighiamo a fare la raccolta differenziata, e anche per una sorta di rispetto morale, rispetto civico, per cui se ci sono delle regole di comportamento bisogna rispettarle. E crediamo che il richiedere un rimborso di queste spese a chi richiede di fruire di queste aree, che sono comunque comode, vicino a Milano, ben servite, sia corretto appunto chiedere qualcosa. Quindi si metterà anche un ticket qui nella zona del Ma Moregallo? allora, già adesso abbiamo la questione del parcheggio. L'idea è quella di mantenere appunto la questione del parcheggio e cercare in ogni modo di far rispettare l'ordinanza che vieta il campeggio e il barbecue. In ogni modo, chiaramente con le persone che abbiamo a disposizione. Chiederemo aiuto anche alle forze dell'ordine, consci del fatto che probabilmente oggi la sensibilità pubblica riconosce questo un problema di secondo livello. Però per noi il rispetto del pubblico è basilare, quindi forse intervenire su questo aiuterebbe ad avere anche minori problemi di maggiore entità. Certo, questa comunque sarà una soluzione temporanea perché non si potrà di fatto continuare così, appunto la coperta è corta ed è sicuramente un tampone, ecco, possiamo dire così, della situazione. Quali sono le tempistiche nel caso appunto l'asta vada a buon fine e ci sia effettivamente un privato che prenderà in mano questa zona? Ma l'idea è che se dovessimo concludere l'alienazione quest'anno, l'anno prossimo potrebbero già essere in corso i lavori o comunque già esserci qui qualcuno in grado di gestire questo immobile, e insieme magari al soggetto interessato studieremo un progetto di sviluppo anche per questa piccola area limitrofa.